Amici e amiche carissime, vi do il mio bentornati a tutti. Una santa serata, Ave Maria, nuova puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica. Questa credo che sia la nona. E continuiamo il viaggio. Abbiamo visto quanto è lungo, articolato e approfondito dentro il primo comandamento. Non avrei voluto dedicare, insomma, tutto quanto questo tempo perché può diventare, come dire, forse anche un pochino eccessivo, no? Però è necessario perché il primo comandamento, come abbiamo visto, è un comandamento poco conosciuto, però oltre che poco conosciuto, disgraziatissimamente, penso che ci siamo già resi conto, molto trasgredito, molto in varie forme e a vario titolo. Come accennavamo la volta scorsa, rimane adesso un altro amplissimo campo che rientrano nei peccati contro il primo comandamento, quelli che offendono direttamente le tre virtù teologali, perché le tre virtù teologali, come noi sappiamo, dal catechismo, approfondiremo forse anche queste tematiche poi andando avanti, sono quelli che hanno direttamente Dio come oggetto. Le virtù teologali a noi ci vengono infuse, penso che questo lo dovremmo ricordare, il giorno del nostro battesimo. Noi non possiamo darci da soli la fede, la speranza e la carità. Le altre virtù, le cosiddette virtù cardinali, anche se vissute cristianamente, si trovano su un livello, diciamo così, superiore, perché sono animate dalla grazia e informate, si dice così tecnicamente, dalla carità, però essere giusti è una virtù umana. Noi abbiamo dei campioni di giustizia anche per quanto riguarda la storia degli uomini. Essere temperanti, basta che uno, insomma, vede le pratiche ascetiche, per esempio, anche di membri di religioni differenti dalla nostra, non so, i musulmani fanno super digiuni, gli induisti fanno grandi penitenze, i monaci buddisti anche, insomma, no? La prudenza che dovrebbe caratterizzare, almeno un tempo caratterizzava, i grandi saggi e i grandi governanti almeno dell'antichità, insomma, si pensi alla grande democrazia greca, ateniese, dei tempi antichi, e la fortezza, insomma, quindi gli eroi, sappiamo benissimo, insomma, che la società civile in ogni ambito più o meno ha i suoi eroi. Quindi con queste ci siamo, ma la fede noi non ce la possiamo dare da sola. E sappiamo che le virtù umane si esercitano e si alimentano, questo dice l'ascetica, attraverso la ripetizione degli atti. Cioè, io divento tanto più giusto quanti più atti di giustizia compio. E per fare questo, per quanto riguarda una virtù umana, non c'è bisogno che dentro di me ci sia nient'altro se non che un po' di buona volontà, perché poi basta che vedo degli esempi esterni e io posso semplicemente, imitando quegli esempi, quindi compiendo una serie di atti, piano piano acquisire l'abito di questa virtù. Sto molto semplificando perché, insomma, se facciamo un corso di teologia morale generale, insomma, facciamo altre 10 puntate prima di parlare del tema di oggi, no? E comunque questo bisognava un attimo focalizzarlo. Le virtù teologali, no. D'accordo, perché la fede ha come oggetto un qualche cosa di soprannaturale, perché l'oggetto della fede è Dio e ciò che lui ha rivelato, questo è l'oggetto della fede. La fede coinvolge Dio, uno, la sua esistenza, due, la sua conoscenza, tre, e la conoscenza di ciò che lui ci ha rivelato, come diciamo nell'atto di fede, che la Santa Chiesa ci propone a credere. La speranza, la stessa cosa, perché noi la vita eterna, credere che esiste la vita eterna e quindi poi anelare alla vita eterna e cercare e agire in modo tale da procurarci le grazie necessarie per compiere le opere che si devono fare per avere la vita eterna, che sono gli atti propri della speranza, non è cosa che ce la possiamo dare da soli. Meno che mai possiamo darci da soli l'amore a Dio e l'amore al prossimo che caratterizzano la virtù teologale della carità. Ora, ci sono alcuni peccati contro la carità, per esempio quelli che riguardano la carità fraterna, è chiaro che sono oggetto di distinti comandamenti, d'accordo?
il quinto soprattutto riguarda proprio i rapporti con il prossimo, no? Però ci sono certamente degli ambiti, quello che riguarda il rapporto con Dio, oppure quello che riguarda, come dire, la carità fraterna vissuta nella Chiesa, è qualcosa che colpisce direttamente il primo comandamento, come vedremo forse questa sera. Io cercherò di essere al tempo stesso chiaro, se il Signore mi aiuta, e possibilmente sintetico per non appesantire troppo. Certo che sono argomenti che necessitano di qualche piccola parola, perché alcuni, come vedremo, sono di strettissima attualità. Allora, noi possiamo fare una scelta, sapete che la fede è la prima delle virtù, ma la più grande è la carità. Quindi possiamo seguire l'ordine, diciamo, di fede, speranza e carità, oppure fare l'ordine inverso, carità, speranza, fede. Facciamo l'ordine normale, ci ho avuto un attimo di esitazione, ma andiamo a vedere i peccati contro la fede. Alcuni li abbiamo già visti, quando abbiamo parlato dell'incredulità, dell'ateismo, per esempio, c'è una puntata apposta dedicata a questi argomenti, no? Quindi l'ateismo, l'indifferentismo, il laicismo, d'accordo? Anche la trascuratezza del dovere di formare la propria fede religiosa, ne abbiamo parlato, sono peccati gravi contro il primo comandamento, in particolare toccano la virtù teologale della fede, perché la fede che noi abbiamo ricevuto in dono il giorno del nostro battesimo, e che è simboleggiata dalla candelina, insomma, che viene consegnata dal celebrante ai genitori e ai padrini, se non è alimentata, poi si spegne, d'accordo? Mentre questo poi lo vedremo, se arriviamo a parlare del quarto comandamento, è dovere gravissimo dei genitori alimentarla loro fino a quando possono e in quanto possono, e poi quando diventiamo grandicelli la candela passa a noi. Diciamo che il passaggio del testimone avviene, come dire, liturgicamente con la celebrazione della cresima. Da quel momento, come veniva per gli ebrei, no? C'era il rito della maggiore età, la bar mitzvah. Da quel momento sei tu responsabile delle cose che ti accadono, e è tuo dovere continuare a formarti, no? Ecco. Quindi, tolte queste cose che le abbiamo già viste, quindi chi volesse approfondirle, questo sta proprio i primi argomenti trattati sul primo comandamento, quindi devo andare a vedere la catechesi, che si intitola Chi è il mio Dio, che era appunto la quarta puntata di questo ciclo, quindi un po' di tempo fa, e approfondisce questa tematica, no? Però ci sono altri peccati più tecnici, diciamo così, contro la fede, diciamo, il più grave dei quali, anche più conosciuto, è l'eresia. L'eresia è, diciamo, leggermente più un gradino al di sotto, ecco, si trova il cosiddetto errore. Quindi ci sono le eresie proprio formali e l'errore. Allora, l'eresia attacca, cioè la distinzione è abbastanza sottile, perché comunque sia il genere è comune. Si tratta di negare o distorcere o stravolgere o cambiare una verità di fede. Quando quella verità di fede è proprio, come dire, assurge a un grado dogmatico, si ha proprio un'eresia formale. Facciamo un esempio: chi non credesse, ieri è stata la festa dell'Immacolata Concezione, chi non crede che la Madonna è Immacolata è eretico, d'accordo? Punto. Senza nessun dubbio. Chi non crede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia è eretico. Chi non crede che la Santa Messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce è eretico. Sto parlando di tutte quante verità che sono state definite chiaramente, e sotto addirittura, insomma, sanzione di scomunica per chi dovesse osare negarle o stravolgerle. Un errore, invece, è qualche cosa che tocca, diciamo, non proprio un dogma, ma comunque una verità di fede connessa e necessaria, diciamo così, come dire, alla retta comprensione della rivelazione, no?
della sua trasmissione. Facciamo un esempio, di stretta attualità, così buttiamo subito un po' di benzina sul fuoco. Il celibato sacerdotale, d'accordo? Chi dice che il celibato sacerdotale non serve a niente, è noto, insomma, no, che il celibato sacerdotale di per sé è una legge ecclesiastica, d'accordo? Ma è anche noto che da sempre, e anche gli apostoli stessi, da Gesù, furono caldamente invitati, per dire un eufemismo, di lasciare la moglie per diventare suoi discepoli. Quindi non è che una persona che dice il celibato non serve a niente sta negando il sacerdozio cattolico, quindi non nega l'esistenza del sacramento dell'ordine, in particolare il sacerdozio ministeriale, ma dal momento che il celibato ha da sempre accompagnato, almeno nella Chiesa latina, e c'è un motivo, insomma, nella Chiesa cattolica latina con questo ci sta, il sacerdozio, attaccando quello, quindi non ti si può, come dire, accusare di eresia formale, ma stai insinuando, stai attaccando un elemento dottrinale, come dire, non fondamentalissimo, d'accordo, quindi indispensabile per cui cade la fede divina e cattolica, però, d'accordo, questo per capire un po' la distinzione che diventa marginale. Attenzione, perché poi c'è un altro livello, che ci sono per esempio degli argomenti, qui ogni tanto anche tra sacerdoti, insomma, bisognerebbe stare un pochino più tranquilli, perché non bisogna presentare come dogma di fede una cosa che dogma di fede non è. Né tantomeno mangiarsi vivo qualcuno che dice la sua su una cosa che è discutibile perché ancora non è stata formalmente definita. Qui ci sono due esempi fondamentali: l'esistenza del limbo e il grande tema, buttiamo un altro po' di benzina sul fuoco, della corredentrice, della Madonna come corredentrice. Su questi due argomenti, diciamo così, il limbo nella tradizione della Chiesa, quindi compresi nei catechismi, alcuni concili, pur senza nominarlo, se ne è parlato, ma non è stata mai fatta una definizione dogmatica circa la sua esistenza. Quindi, di per sé, se io ci credo che esiste il limbo, se uno non esiste, se uno dice che non esiste, non gli si può dire brutto disgraziato, tu sei un eretico, bla bla bla. Non è così, d'accordo? Perché ha la libertà, d'accordo, di, non essendo questo una verità di fede divina e cattolica, d'accordo, definita, ha la libertà di dissentire. Io sono convintissimo personalmente, quindi, che per l'amore c'ho la Madonna, ma non stato per amore che c'ho la Madonna, per buone motivazioni teologiche, che la Madonna è corredentrice e che arriverà il giorno in cui sarà definito questo dogma. Però se qualcuno ha delle difficoltà, non ci crede, almeno oggi, allo stato attuale, come dire, della situazione magisteriale dogmatica del Ministero della Chiesa, non si può dirgli: ah, disgraziato, sei eretico, d'accordo? Quindi su questo bisogna fare molta attenzione, ricordando sempre, quando si entra in questo ambito, che vale l'antico adagio dei padri della Chiesa. Questo vi prego, perché altrimenti qui, d'accordo, adesso farò riferimento anche a una cosa, insomma, che ci ricordò a suo tempo San Giovanni Paolo II, perché altrimenti qui usciamo fuori strada. Allora, numero uno, quindi, è eretico chi nega, contesta, stravolge o respinge una verità di fede definita, d'accordo, dogmaticamente definita, dal magistero della Chiesa autentico e solenne, aggiungo. Ok? Quindi non chi formula delle ipotesi su ciò che è ancora in fieri, ancora da definire, d'accordo? Ancora da verificare. Faccio un altro esempio: la Chiesa, per esempio, ha sempre affermato, se uno dice che non esiste il peccato originale, è eretico, eppure gravemente eretico, d'accordo? Però la Chiesa non ha mai approfondito e non ha mai definito che cosa è successo, che cosa hanno fatto Adamo ed Eva, che cos'era sto peccato originale. Mangiarsi la mela? D'accordo, io poi scherzo sempre,
Siccome qualcuno negli Stati Uniti voleva fare lo splendido, il trasgressore si è scelto come simbolo dei suoi strumenti la mela mozzicata. Cioè, proviamo un attimo adesso, no, con tutto il rispetto, no? Cioè, vuoi fare il peccato originale, ma è dare un mozzico a una mela? Io scherzo sempre quando parlo di questa cosa, no? Dico, sarà per questo che da piccolo ero terrorizzato che con la favola di Biancaneve, di sta strega con queste unghie lunghe, con questo smalto rosso, con questa mela rossa in mano, insomma, no? Quindi, allora, su questo, tanti padri della Chiesa hanno preso una posizione, quindi, che io condivido e ne ho anche parlato, ma la presento sempre come una posizione, a mio avviso, molto verosimile. Quindi non bisogna essere per forza d'accordo con quello che con questo, anche se ci sono, insomma, non è che i primi Pinco Pallini, d'accordo? Però non si deve essere necessariamente d'accordo, ma non si può neanche dire, ah, quello è scemo perché pensa che questo sia stato il peccato originale, d'accordo? Quindi perché non è possibile. Allora c'era un antico adagio che diceva così: nelle cose necessarie, quindi in ciò che è definito e di fede si deve conservare unità. Nessuno può arrogarsi il diritto di. Allora, io personalmente l'ho sempre detto, ma non voglio, cioè, e lo dico come sacerdote. Allora, quello che dico, e me ne prendo responsabilità di quello che dico, cioè, d'accordo, davanti ai vescovi, davanti ai cardinali, davanti al Papa, davanti alla Chiesa intera. Quando io parlo come sacerdote, nelle cose che dico io ho sempre cercato di essere fedele al magistero della Chiesa. Quando qualche volta dico qualcosa che io penso, non la dico nell'ambito delle verità definite, cioè, supponiamo, dico, allora, il purgatorio è un dogma di fede, però io personalmente penso che il purgatorio non sia, cioè, non esiste, io questo non l'ho mai detto, d'accordo? Quindi specifico che sto parlando a titolo personale quando sto parlando di qualcosa che non è una verità di fede definita. D'accordo? E questo capita tante volte. Se faccio una conferenza dove presento un'apparizione mariana, se faccio una catechesi basata su uno scritto spirituale di un mistico, di una mistica o una meditazione, tante volte chi mi conosce sa che faccio queste cose, specifico, attenzione, qui, capito, non è una lezione di dogmatica, di cui non sto parlando, come dire, in senso stretto, come sacerdote, quindi come partecipe, perché poi non lo ho a titolo personale, i sacerdoti partecipano della missione, soltanto un vescovo ha potestà magistrale in senso stretto, ma adesso per il momento non entriamo in queste cose, no? Però bisogna sempre tenere chiari gli ambiti, ci sono dei margini in cui è possibile e si è liberi di esprimersi, dei margini in cui non si è liberi di esprimersi, quindi nelle cose necessarie ci vuole l'unità, nelle cose che non sono necessarie, c'è la libertà. La libertà, primo, di esprimersi, d'accordo? Sempre in termini pacati e rispettosi, e secondo, di rispettare chi la pensa diversamente da te. E il diritto di essere rispettati da chi la pensa diversamente da sé. Perché poi c'è il terzo punto, quindi in latino si dice necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas, cioè in tutte la carità. Attenzione, la carità non soltanto per rispettare chi la pensa diversamente da te su un punto che non è una verità di fede definita. Ma attenzione, qui andiamo subito così ai peccati contro la carità, la carità anche nelle cose necessarie. E qui entriamo. Ricordate quando San Giovanni Paolo II, questo è un tema di strettissima attualità, a mio modestissimo avviso. San Giovanni Paolo II nel 2000, io me lo ricordo bene, che io cominciai a essere vecchierello, nel 2000 avevo quasi 30 anni, quindi ero ancora seminarista, quindi me lo ricordo benissimo l'anno santo straordinario del 2000, tutto quello che successe, no? Ci fu una grande polemica, penso che tutti lo ricorderemo, riguardante la memoria cioè la purificazione della memoria. San Giovanni Paolo II, che chiese pubblicamente perdono
non per i peccati commessi dalla Chiesa, perché la Chiesa non commette peccati, perché la Chiesa è santa, ma per i comportamenti contrari al Vangelo che storicamente si verificarono da parte di alcuni figli e membri della Chiesa. E questo succedeva ieri, succede oggi e purtroppo credo che succederà, non ipotechiamo il futuro, insomma, se verrà il regno di Dio sulla terra, non lo sappiamo, che, però sicuramente ieri e oggi è successo e succede. Oggi poi non ne parliamo. Che cosa vogliamo fare per difendere la fede? Anche da chi la mette in mezzo a una strada. Cioè, è tutto lecito? Ce li possiamo mangiare vivi, li possiamo diffamare, possiamo sparargli veleno addosso, insultarli, offenderli, metterli al pubblico ludibrio, fare nome e cognome, dire Tizio e Caio, questo ti ha detto sta cretinata, questo ha fatto quest'altro. Si può fare così? Domanda, punto interrogativo. Scusate, adesso noto, allora, questa non è la sede per fare domande, meno che mai domande provocatorie, ma tanto una cosa diciamola, no? Qui c'è una domanda in diretta, che ne pensa della rugiada? Figliola mia cara, tutta questa commedia sulla rugiada, cioè dipende, a mio modestissimo avviso, da, senza offesa, da un'ignoranza sostanziale, d'accordo? Perché nel testo latino della preghiera eucaristica 2, il termine usato da quando è stato fatto il Messale, quindi dal 74, è Ros Roris. Santifica Spiritus tui rore, c'è scritto nel testo latino. Quindi la vecchia traduzione della preghiera eucaristica, diciamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, era una traduzione a senso. Adesso la nuova traduzione è una traduzione letterale, perché nel testo latino quello c'è scritto. Capito? Quindi poi chi mi conosce sa bene che non entro in queste questioni, non mi metto a far polemiche. Allora, non solo su queste, ma anche per quanto riguarda un certo stile. Noi non possiamo, quindi la verità, io è una vita che faccio il sacerdote, una vita, sono 16 anni che faccio il sacerdote. Chi mi conosce lo sa che mi è stata sempre a cuore, diciamo così, la salvaguardia, la tutela, la diffusione della verità, e ho sempre tanto sofferto nel vedere alcune verità dimenticate, altre a volte anche un po' travisate, stravolte, così come nel vedere una tanta, come dire, poca formazione. Ecco perché mi dedico così tanto, cioè mi dedico, il Signore ha voluto che il mio sacerdozio si incamminasse per queste, per queste, per queste vie. Ho cercato sempre in qualche modo di assecondare l'onda, no? E cioè, e chi mi conosce sa anche che gli anni del mio sacerdozio giovanile sono stati caratterizzati, diciamo, da una certa, come dire, foga, esuberanza, intransigenza, lo dico senza nessun problema, me lo riconosco anche io quando mi vado a risentire, anche rigidità, a volte anche, come dire, non solo decisione, ma a volte anche quasi irruenza, violenza, diciamo così, nei modi. E dico anche che più di qualcuno rimpiange questo stile, io no, personalmente, perché spero di non aver mai trasceso, perché si può poi, come dire, scadere in qualche cosa che è esattamente quello di cui San Giovanni Paolo II chiese perdono nel 2000. Cioè, se c'è un confratello, d'accordo? Supponiamo anche che fosse addirittura un vescovo, che magari pure pubblicamente avesse detto, può succedere, disgraziatamente, è successo nel corso della storia, insomma, i casi noti si possono dire, Nestorio, che è stato condannato dal concilio di Efeso, era il vescovo di Costantinopoli ed era eretico, d'accordo? Quindi non è che, cioè, allora, un conto è quando la Chiesa interviene e deve, poi necessariamente, se qualcuno, insomma, va fuori di testa, è la Chiesa che interviene e deve dire: guarda, figlio mio, ti devo dire che tu non sei in comunione con la dottrina della Chiesa. E quindi inevitabilmente è una cosa che diventa pubblica. Ma posso io,
Cioè, anche con l'intenzione, questa è una domanda perché io voglio niente, perché come vuole Dio, desidererei che le persone riflettessero. La cosa fondamentale nella vita è pensare, cioè, è una cosa bella che io, per difendere anche una grande verità di fede, dovessi dire, ah, c'è quel delinquente di vescovo. Che si deve vergognare perché pubblicamente ha detto, che ne so, che l'Eucaristia non è la rinnovazione del sacrificio di Cristo. Supponiamo che successa una cosa di questo genere, sarebbe una cosa gravissima, d'accordo? Si può fare questa cosa qui? Domando, d'accordo? Non è che io me la so data la risposta. Io credo di no, non so, credo che questa non sia una cosa gradita al Signore e non necessaria. Perché tu puoi fare la stessa identica cosa, cioè se io sento dire una cosa del genere, farò in modo, nella prima predica che faccio, nel primo intervento che faccio, magari proprio di dare importanza proprio a quella cosa che ho sentito, diciamo, come dire, essere un pochino attaccata o su questo ho detto qualche sfrondone, ma senza fare il nome e il cognome di chi lo ha detto. Perché in omnibus caritas, nelle cose necessarie, unità in cui era libero la verità, ma in tutta la carità è necessario andare a sbattere il fango addosso al prossimo, diffamarlo. Dice: ma quello l'ha detto in pubblico. Ho capito, l'ha detto in pubblico, ma io sono autorizzato a fare da cassa di risonanza. È una cosa gradita al Signore? È una cosa gradita? Questo stile? Questo modo? Capite? Perché nella vita, così diamo anche un pochino un tocco un pochino esistenziale, io credo che sia importante da parte di tutti e anche da parte di noi preti avere la flessibilità mentale, l'elasticità mentale, come dire, del mettersi in discussione, cioè, perché uno potrebbe anche avere sbagliato. E non avere nessuna paura di dirlo. Poi il nostro Signore lo sa, e che lui che conosce quello, noi non possiamo giudicare, non dobbiamo giudicare nessuno, perché una persona può sbagliare in perfetta buona fede, cioè convinto che quello che sta facendo sia gradito al Signore o addirittura sia volontà di Dio. Questo noi non possiamo saperlo, ecco perché non si può giudicare. Però, da un punto di vista oggettivo, una cosa può essere sbagliata e bisogna riconoscerla poi come tale e bisogna fare un passo indietro o bisogna fare una correzione di tiro. Quindi la verità va, a mio avviso, cioè va, non a mio avviso, va difesa sempre, va detta comunque, però va detta a tempo, luogo, modo e forma opportuna. E in maniera tale da non andare a creare in nome della verità ferite alla carità o addirittura a volte danni, d'accordo? Danni grossi, sia nella comunione ecclesiale sia nelle anime. E qui andiamo. Qual è il più grande peccato, diciamo così, contro la carità che causa danni nella Chiesa, grossi e di cui ne paghiamo ancora le conseguenze dopo 2000 anni, ci siamo arrivati. Quindi c'è l'eresia, ma c'è lo scisma anche, no? Che cos'è lo scisma? Da che cosa sono stati motivati gli scismi? Tutti gli scismi nel corso della storia. Non serve essere grandi studiosi di storia della Chiesa, no? Da che cosa? Da circostanze storiche, no? Pensiamo adesso tutti quanti addosso a Martin Lutero, io certamente non sono, come dire, uno sponsor del povero Martin Lutero, insomma, prego per lui e che il Signore, insomma, gli abbia concesso di rivedere prima della morte, insomma, più di qualche cosa. Glielo auguro, lo spero, certamente noi non dobbiamo augurare il male né la dannazione a nessuno, no? E io, certamente, un certo stile di vita che lui poi ha cominciato ad avere dopo i primi tempi della Riforma, veramente ha, come dire, ha manifestato, insomma, come dire, un animo proprio non proprio devoto e religioso, no?
Personalmente, l'idea che mi sono fatto io, può darsi che mi sbaglio perché io non c'ero, d'accordo, a quei tempi, anche quando noi studiamo la storia, noi diamo per buone tante cose, no? Ma noi la buona fede la dobbiamo concedere a tutti. Concedere la buona fede al prossimo è un dovere nostro ed è un diritto di ogni prossimo. Il prossimo, quando fa una cosa, noi dobbiamo sempre pensare che lui fa quella cosa volendo fare il bene, pensando di fare il bene, anche se si sta sbagliando. D'accordo? E anche se la sta facendo grossa. Allora, la situazione contingente del corpo ecclesiale ai tempi di Martin Lutero non era affatto edificante o rosea. Siamo ai tempi del famoso papato rinascimentale, per quanto la storia e certa storiografia, come sappiamo, amino buttare fango, anche troppo, più del dovuto. Certamente alcuni episodi, insomma, tutt'altro che edificanti, sono successi e hanno coinvolto anche, mi dispiace, lo dico con le lacrime agli occhi, lo dico con un pugnale nel cuore, hanno coinvolto anche qualche figura, come dire, di pontefice nel corso della storia, no? Ecco. Quindi, che cosa ha fatto questo? Si è scandalizzato. Si è scandalizzato e comincia a dire: ma questi che vengono a fare? Cioè, ma questo, ma qui stiamo fuori, d'accordo? E partendo da questa cosa, come dire, che cosa ha fatto? Cioè, anziché rimanere dentro il corpo ecclesiale, farsi carico anche dei peccati, comprese pure delle alte gerarchie dei suoi tempi, ha fatto il matto, ha attaccato le tesi. Si è messo frontalmente contro il Papa, quello l'ha scomunicato, lui ha bruciato in pubblico la scomunica, tutte queste cose qui, d'accordo? E è successo il finimondo. Il prezzo di quello che ha fatto Lutero, purtroppo, lo stiamo pagando ancora adesso. D'accordo? Sì, anche qui i commenti. Quello che hanno visto i santi e beati, io posso anche essere d'accordo. Noi dobbiamo sempre sperare e augurare anche al più grande peccatore che si sia pentito prima di morire. E se non l'ha fatto, d'accordo, io non sto canonizzando certamente nessuno. Chiusa parentesi, non mi fate questi commenti però perché non desidererei, insomma, interagire durante queste catechesi. Ora, va bene una cosa di questo genere? Punto interrogativo. Non va bene. Perché la lacerazione, quale scandalo diamo noi tuttora oggi nel XX secolo a manifestarci al mondo con non si sa quante confessioni? Perché poi dal ceppo luterano mica è rimasta solo la Chiesa luterana. Prima Lutero, poi Melantone, poi Calvino, quindi i calvinisti e poi negli Stati Uniti, sappiamo benissimo, insomma, negli Stati Uniti c'è stata una montagna. Attenzione, alcune comunità cristiane degli Stati Uniti, lo dico anche questo con dolore, da un punto di vista di vivezza di fede e di impegno cristiano, purtroppo danno lezione a tanti cattolici all'acqua di rose, i cosiddetti cattolici non praticanti. Quindi noi che avremmo la pienezza dei mezzi della verità, siamo largamente inferiori da un punto di vista di pratica, si capisca bene quello che sto dicendo, di pratica di vivezza di fede, di impegno cristiano di tanti fratelli e sorelle non cattolici, quindi che hanno una piccola partecipazione alla pienezza della verità, i sacramenti quasi nessuno, d'accordo, le comunità se separate, eppure, d'accordo. Quindi, qual è stata l'arma del diavolo? Cioè, allora, vedo un peccato di qualcuno, oppure vedo o presumo una stortura dottrinale o di fede, faccio il finimondo, d'accordo? Faccio il finimondo, mettendomi frontalmente contro papi, vescovi, eccetera, eccetera. Ora, io dico, cioè, quello che è successo dopo è assolutamente tanti comportamenti che purtroppo sono storicamente documentati. Del monaco tedesco, insomma, sono tutt'altro che edificanti dopo, ma nel momento in cui c'è stata questa sua, come dire, azione dimostrativa, ribellione, le leve che può aver usato il nostro nemico, d'accordo,
possono essere state queste, cioè partendo da cose di per sé vere, giuste, buone, perché è vero che c'erano degli scandali grossi quanto una casa, è vero che a Roma c'era tanta corruzione a quanto pare a quei tempi, ma tu non puoi reagire in quel modo. D'accordo? Per cui l'unità va sempre salvaguardata. Cioè, noi preti, anche oggi, no? Cioè, scusate, ma io vorrei anche, come dire, sempre sollecitare tanti. Che cosa diciamo noi? Per esempio agli sposi. Il matrimonio è indissolubile, sì o no? È indissolubile, no? E se ti capita un marito che comincia a far matto, il matrimonio non è più indissolubile? Puoi divorziare? Non credo. Questo non significa poi giudicare le situazioni, però parliamo di principi teorici, perché sui principi non si discute. Sapete che sui principi non si discute, no? Vi posso leggere, insomma, una bellissima frase di un grande teologo francese, se riesco a ritrovarla, Garrigou Lagrange, e dice: la Chiesa è intransigente sui principi perché crede, ma è tollerante nella pratica perché ama. Si capiscono anche certi atteggiamenti che oggi la Chiesa pastoralmente sceglie di avere. Intransigente nei principi, ma tollerante nella pratica perché ama. Invece i nemici della Chiesa e i laicisti, i falsi buoni, sono tolleranti sui principi, quindi sono flessibili, ma intolleranti nella pratica, intransigenti, e sono tolleranti sui principi perché non ci credono, e intransigenti nella pratica perché non amano. Questo si faccia. Noi siamo intransigenti nei principi, ma nella pratica siamo tolleranti, perché la carità è la virtù più importante. Allora, un matrimonio rimane sempre indissolubile, anche a prescindere dalla bontà di uno dei coniugi, sì o no? È possibile imbestialirsi e andarsene dalla chiesa se non ti piace un vescovo X? Ma non è che non mi piace, quel vescovo X è eretico, d'accordo, come qualcuno dice. Si può fare questa cosa qua? Io dico di no, non si può, d'accordo. Ci sono altre vie di soluzioni a questi problemi, una delle quali è: ti fai carico di questa situazione di sofferenza, soffri, offri, preghi, ma agisci senza mai ledere o ferire la comunione ecclesiale. Perché una volta che si lede e si ferisce la comunione ecclesiale, il male che viene fatto è sicuramente superiore al bene che si voleva in qualche modo perseguire. In nome della verità non si può e non si deve mai mancare alla carità, né uscire dall'unità ecclesiale. Uè, sono stato chiaro, spero, quindi. Attiviamo risorse, spunti di riflessione e facciamo di questo oggetto della nostra personale preghiera. Quindi abbiamo accennato, quindi, qualcosa sull'eresia e gli scismi. Gli scismi sono delle cose gravissime. Gli scismi vanno scongiurati, vanno evitati. Noi adesso tra tre cattolici abbiamo: i primi sono stati il grande scisma d'Oriente, prima lo scisma di Fozio e poi quello successivo nel 1054. Sono passati oltre 1000 anni quasi, e ancora stiamo ognuno per conto suo. Poi c'è stato lo scisma anglicano, poi Lutero e tutta quanta la riforma protestante. Cioè, poi tutti quanti gli altri moderni, quelle piccole cose, adesso ce ne stanno una caterva, insomma, di situazioni, insomma, in giro, no? Più recenti. Ma che facciamo? Fermo restando poi, per chi sta nella Chiesa Cattolica, e qui se no siamo eretici, perché la Chiesa di Cristo, attenzione, è una, d'accordo?
Ah no, ma io mi devo adesso, cioè, non si può fare. Qui se sono diventato, sono tutti quanti ammattiti, facciamo come facevano i cosi, i donatisti ai tempi di Sant'Agostino. Adesso ne faccio un'altra di chiesa. Allora, questa cosa non si può fare, capito? La chiesa è una, non ce ne stanno altre. E la chiesa una, anche se oggi a livello di ecumenismo tocca stare attenti, ma questo era e questo rimane. Il Concilio dice Vaticano II che sussiste nella Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica è evidente che sia il luogo dove c'è Pietro, dove ci sono i sacramenti e dove quindi sussiste l'unica Chiesa di Cristo. Non ce ne stanno altre, capito? Per cui se ci sono dei problemi, non si può, come dire, che fai? Esci dalla chiesa e ne costruisci un'altra? Non si può fare, cioè, capito? Non è che è una cosa, non si può proprio fare, d'accordo? È proprio, non si può, quindi non si deve fare per nessun motivo, d'accordo? D'accordo? Quindi, questo deve essere chiaro, questo qui, capito? Deve essere chiaro, perché in tempi, come dire, di navigazione tempestosa, la direttrice e la rotta della navigazione deve essere assolutamente chiara, perché altrimenti si esce immediatamente dal seminario. Poi c'è la virtù teologale della speranza. E qui si apre, perché tutti qua, e qui si apre il grande tema nella virtù teologale della speranza. Dei peccati contro lo Spirito Santo. Perché i peccati contro lo Spirito Santo sono esattamente tutti quelli che poi la tradizione della Chiesa ha enucleato e definito formalmente contrari alla virtù della speranza. Vorrei tante volte, anche qui sono già intervenuto in passato in tante circostanze, anche sul blog, sono articoli, insomma. Dove ho approfondito il tema, no? Allora, che significa peccare contro lo Spirito Santo? E che cosa è la virtù teologale della speranza? Io spero che poi siete tutti quanti bravi, che tutti quanti facciate le preghiere del mattino e della sera, perché quelle ci aiutano, d'accordo? Perché ogni volta che io faccio, recito l'atto di fede, recito l'atto di speranza, certamente con la testa, insomma, col cuore, recito l'atto di carità, certamente non basta questo, ma la fede aumenta, la speranza aumenta, la carità aumenta. Cosa diciamo nell'atto di speranza? Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna. Primo oggetto della speranza. Qual è il più grave peccato contro lo Spirito Santo? Il peccato di Giuda e di Caino. La disperazione della salvezza. Caino dice troppo grande la mia colpa per avere perdono. Giuda non lo dice, ma lo dimostra con quello che fa, perché si è andato a impiccare. Quindi, spero dalla tua bontà la vita eterna. Quindi la disperazione, che è proprio il peccato formalmente contrario alla speranza, è un peccato contro lo Spirito Santo. E certo, e adesso vedremo perché. È a mio avviso il primo, è il più grave. La vita eterna, attenzione, e le grazie necessarie per meritarle, con le buone opere che io debbo e posso fare. Allora, quindi, la vita eterna e la grazia sono l'oggetto della speranza. Che cos'è la grazia? Sta la dottrina cattolica, ci capiamo, no? Dice San Tommaso d'Aquino che noi chiamiamo grazia, questo con la G maiuscola, che cosa? Lo Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, in quanto presente e operante in noi. Perché senza l'aiuto dall'alto, senza la grazia, noi non possiamo compiere niente di utile alla salvezza. Ecco perché le grazie necessarie per meritarle. Cioè, noi dobbiamo meritarci il paradiso, sì, ma non perché siamo supereroi, perché ci sono delle opere buone che, se sto in grazia,
Io potrò, se voglio, compierle e mi apriranno la porta del cielo. Questo si dice tutti i giorni nell'atto di speranza. Si trova nel catechismo della Chiesa Cattolica. Questa non è una cosa che è cambiata, d'accordo? Che adesso in paradiso, qualunque cosa fai nella vita, questa è un'altra di quelle cose che sono delle eresie pratiche, diffuse. Sembra che qualunque cosa uno faccia nella vita, qualunque cosa uno fa nella vita, andrà in paradiso. No, non c'è stato santo, peccatore, se no non fa niente. Il giorno del funerale, spesso e volentieri, capita che si sentono, io ironicamente, ma soffro per queste cose qui, no? Dico, ma come la Chiesa ci mette, devono passare almeno 5 anni, ordinariamente, prima che si apra un processo di canonizzazione. E sì che capita a volte che uno fa un funerale, e l'autorizzazione viene, come dire, la canonizzazione viene fatta in diretta dal sacerdote celebrante di Cacivicchia. Tra l'altro, sulla base di quali virtù eroiche conclamate, bisognerebbe anche capirlo, insomma, in tante circostanze, no? Allora, a questo riguardo mi piace leggere una bellissima citazione tratta da un testo del Cardinal Sarà, che dice queste cose, no? L'uomo passa da baldoria a vacanze, da viaggi a festini, è tratto dal suo libro Ormai si fa sera, scritto con due mani, con Diaz. La vita è un grande gioco, l'esotismo è una promessa. Sentite che dice adesso qui, cioè, anche i funerali non devono più essere tristi, bisogna cantare e ridere fino alla fine. Ma come si può applaudire i morti che entrano o escono di chiesa? Quest'altra pazzia del mondo contemporaneo. Cioè, esce il morto dalla chiesa, applauso. Ma che ti applaudi? Ma che c'è stato ad applaudire in chiesa? E poi che ti applaudi? Perché rovinare un momento così denso di emozione e sacralità? Cosa c'è da applaudire? La nostra leggerezza e la nostra superficialità di fronte al mistero sono proprio sciocche. Di fronte alla morte dobbiamo mantenere il silenzio, raccoglierci, pregare e rivolgerci a Dio per cercare di penetrare nel grande mistero divino dove ormai si trova la persona defunta. Capito? Tanto per dirne una. Allora, i peccati contro lo Spirito Santo, in quanto contrari alla virtù della speranza, perché Gesù dice non saranno mai perdonati né in questa né nell'altra vita? Non è tanto difficile capirlo se uno entra in quest'ottica. Allora, da un punto di vista oggettivo, non esistono peccati assolutamente imperdonabili, perché la misericordia di Dio è infinita. D'accordo? Quindi dice, ma come Gesù ha mangiato e ha detto che il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato? Cioè, non è, d'accordo, perché forma, come dire, una sorta particolare di peccato che sarebbe, come dire, completamente fuori, cioè questo la misericordia di Dio non lo può coprire. Attenzione, non è così. Ma la misericordia di Dio per poter funzionare deve trovare, e anche la grazia di Dio per poter essere ricevuta, deve trovare un cuore disposto ad accoglierlo. Adesso li enumereremo tutti quanti. I 6 peccati contro lo Spirito Santo che la tradizione della Chiesa ha concretizzato per dare un volto, no? Perché Gesù genericamente nel Vangelo parla del peccato contro lo Spirito Santo, per la verità, riferendolo a un fatto ben preciso, dice il Vangelo, dice perché gli attribuivano a lui di cacciare i demoni nel nome del principe dei demoni. Questo vedremo che è una delle 6 fattispecie caratteristiche del peccato contro lo Spirito Santo, in particolare l'impugnazione della verità conosciuta. D'accordo? Ora, tutte quante le tipologie del peccato contro lo Spirito Santo sono caratterizzate da questa chiusura radicale. Vediamo la prima, la disperazione della salvezza. La disperazione della salvezza è proprio chiaro. Io ho peccato, l'ho fatta grossa e faccio due cose che non dovrei fare. Primo, penso che il mio peccato è più grande della misericordia di Dio. E secondo, non mi umilio perché non chiedo perdono e non confido nel fatto che se sono sinceramente pentito Dio mi possa perdonare. Ma queste sono le condizioni
perché la grazia del perdono possono scendere in me. Per cui se io queste le tronco, la misericordia non arriva. Dio perdona chi è pentito. Capiamo, no? Diciamo, l'esito ultimo di questo è la dannazione. Perché? Perché se tu non apri il cuore e non la invochi, non la accogli la divina misericordia, non ti penti dei peccati, la tua libertà, vedete come il nostro Signore è rispettoso, non può essere violata. Quindi lo Spirito Santo in te non può scendere e quindi non è possibile avere perdono né in questa né nell'altra vita. Ancora, la presunzione di salvarsi senza meriti, che è la seconda grande tipologia dei peccati contro lo Spirito Santo, no? Uno è il peccato di Giuda, ecco. L'altro è il peccato che ha dato origine alla grande eresia, una delle grandi eresie, che è il cosiddetto quietismo, ma è anche, per la verità, uno dei punti cardine del luteranesimo della prima ora, la famosa giustificazione per sola fede, cioè io non faccio niente, cioè io posso andare tranquillamente in paradiso qualunque cosa faccio. Questo è un chiudere radicalmente il cuore, prima ancora che alla grazia, alla fede, perché questo è contrario al Vangelo. Gesù ha detto al giovane ricco: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gliel'ha detto nostro Signore, capito? Non è che se l'ha inventato qualcuno, e nessuno è più grande di nostro Signore e può infischiarsene di quello che lui dice. E per compiere le buone opere, tu non puoi fare a meno dei mezzi di grazia. Terza fattispecie, l'impugnazione della verità conosciuta. L'episodio che ha dato lo spunto a Gesù per parlare del peccato contro lo Spirito Santo. Allora, se uno scaccia un diavolo, Gesù lo spiega nel Vangelo, il diavolo non scaccia se stesso, perché un regno diviso in se stesso crolla. E il regno del diavolo tutto appare meno che un regno che stia crollando, perché nell'inferno, l'inferno è uno stato totalitario assoluto. Noi abbiamo visto gli inferni sulla terra. Basti pensare al nazionalsocialismo, d'accordo? Quella è proprio la rappresentazione, come dire, umana dell'inferno. Perché lì c'è un dittatore assoluto che è Satana, che è il principe dei diavoli, a cui tutti obbediscono, solo che lì non c'è possibilità, d'accordo? Lì non c'è sta Berlino 45 col suicidio, non c'è sta, d'accordo? Anche da Dio i demoni un bel giorno saranno ributtati in condizione di non nuocere né agli uomini né ovviamente ai beati, che non possono farlo, ma non ci sarà la fine di loro, d'accordo? Quindi scacciare i demoni, fare i miracoli e conoscere il futuro contingente in maniera certa, tutti i segni che Gesù ha dato nel Vangelo, da sempre sono considerati proprio le credenziali di una cosa che viene da Dio. Quando si trova una di queste tre cose, e ancora di più quando si trovano tutte e tre, cioè quella è una cosa divina. Se tu questa la contesti, addirittura non solo la contesti, la stravolgi, ti vai addirittura a inventare la pazzia, cioè a dire questo scaccia i demoni nel nome di Beelzebul, che tra l'altro non è manco il numero uno nell'inferno, ma è il numero due, tre, due o tre o quattro, a seconda insomma delle cose. È una pazzia. Quindi che cosa significa? C'è una forma di chiusura radicale a quell'azione che Dio fa verso di te, che è il persuaderti attraverso la verità, perché tu sei una persona intelligente, della santità delle cose che dice che fa. Se tu ti chiudi all'evidenza della verità, perché qui si tratta di evidenza della verità, stai fuori dalla salvezza. Ma è sempre una situazione di chiusura ad un atto della grazia di Dio. Questa era la terza fattispecie. Poi l'invidia della grazia altrui. Altra cosa bruttissima. Cioè, io vedo un santo davanti a me, vero o presunto, non dobbiamo chiamare nessuno santo sulla terra, questo teniamolo presente. Però
Però è anche vero che a volte il nostro Signore ci mette davanti delle persone per aiutarci, per edificarci. Che ti mandi un santo, nostro Signore, un uomo di Dio, è una grazia o no? È una delle grazie più grandi che possa fare. La Sacra Scrittura minaccia come castigo per il popolo di Dio il fatto che Dio toglie la parola ai pastori, non li fa più parlare a nome suo, a castigo dei peccati di chi non vuole ascoltarli. Quindi, quando arriva un popolo di Dio, quando arriva, scusate, un uomo di Dio, io ogni tanto faccio, mi si perdoni, purtroppo ho questa cosa quando parlo in diretta, a volte ho dei piccoli lapsus. Ho visto una cosa, credo che prima, nell'atto di speranza, credo di averla avuto lo stesso, insomma. Ringrazio chi l'ha fatto notare. Le buone opere che io debbo e voglio fare, d'accordo? Non debbo e posso fare, certo che posso fare, no? Ci vuole un atto di volontà, no? Quindi perdonate, quando mi rivedo in qualche video, lo vedo che nella foga del parlare ogni tanto qualche cosa. Ci fu una volta i ministranti di una parrocchia dove stavo che mi ci fecero uno sketch, quindi sono andato a vedere tutti quanti i video, hanno estrapolato tutti quanti, mi avevano fatto mettere sottoterra. Abbiate pazienza, purtroppo, un po' è la foga, un po' è l'età, no? E quindi, riguardo questa tipologia, un santo è una grazia di Dio. Se tu anziché accoglierlo è anche, come dire, umiliarti per quello che ti dice, lo invidi o lo odi addirittura, perché poi dall'invidia, che è quello che successe a Gesù, il motivo per cui Gesù è stato condannato a morte, sapeva bene che gli avevano consegnato per invidia, perché siccome quello è santo, io sono un peccatore, il contrasto che emerge tra me e lui, anziché invitarmi, che è il motivo per cui Dio me lo manda a convertirmi, mi scatena l'odio. Ah, chi ti credi di essere? Vattene via, e chi sei tu? Chiusura radicale ad un atto della grazia di Dio. Poi, quinta fattispecie, ostinazione nel peccato. Questo lo riprenderemo quando parleremo della confessione. Tu, una cosa. Puoi cadere per debolezza, puoi ricaderci per debolezza, ma l'ostinazione nel peccato è il reiterare, come dire, l'aggiungere peccato a peccato, come dice San Paolo, sfidando o provocando la grazia di Dio. San Tommaso dice che commettere un peccato mortale è una pazzia, perché se tu commetti un peccato mortale, se Dio non fa un atto positivo nei tuoi confronti, suscitandoti la conversione, concedendo il perdono del peccato, tu te ne vai all'inferno dritto dritto. Per cui dovresti far ammazzare piuttosto che fare una cosa del genere. L'ostinazione nel peccato, l'indurimento nel peccato, è uno sputare in continuazione sulla grazia che Dio ti offre. E quindi, che cos'è di nuovo? Una chiusura del cuore all'azione dello Spirito Santo. L'impenitenza finale. Sappiamo, la Chiesa insegna che il nostro Signore, per quanto sta in Lui, ci vorrebbe tutti con sé, ci vuole salvi. Continua a chiamare, a richiamare. Questa è una dottrina comune, si chiama così, no? Non è un dogma di fede, ma è una dottrina comune che Dio fino all'ultimo istante, anche in punto di morte, dall'ultimo richiamo, ti suscita, ti stimola, ti provoca, ma tu devi liberamente farlo, un atto almeno di pentimento. E se non lo fai fino alla fine, quindi il disprezzo anche delle ultime grazie, anche delle più vere grazie, ti porta all'inferno. Quindi, perché, capite? Cioè, visto così, non è tanto difficile capire il peccato contro lo Spirito Santo, no? È sempre non un difetto della divina misericordia o una impotenza della divina misericordia o un qualche cosa di veramente troppo grande, se no andiamo a dare ragione a Caino, no? Troppo grande la mia colpa per avere perdono, ma è semplicemente una chiusura radicale del cuore a Dio. È quello che nella Bibbia viene chiamata l'indurimento del cuore, che è una tragedia. È una cosa dove bisogna stare massimamente alla larga e da farci grande attenzione.
Bene, amici e amiche carissime, ringrazio chi ci ha avuto la pazienza, ecco, di seguire questa conversazione fino alla fine, questa condivisione, così in diretta che in differita. Vogliate scusare le miserie da cui è stata caratterizzata e se qualche cosa di buono il Signore ci ha seminata, ecco, custodiamola tutti, anche io, che è utile anche a me, nel nostro cuore. E così sia. Vi benedico tutti, appuntamento alla prossima puntata, alla prossima settimana. Dio vi benedica. Ave Maria.